stato buono, tu mi. Stato buono. E ricordate, se quello che t'ha già detto tu dice ai figli miei, io t'acciro. Ma no come dici tu, come me l'hai detto per 25 anni. Come te lo dice Filumena Marturano. T'acciro. La donna, un elemento motore del teatro eduardiano, distribuito accuratamente ed acutamente lungo l'intera sua produzione, fino ad aprire un ventaglio di forza di drammaturgia femminile che sul palcoscenico ha rappresentato spesso gli occhi di un mondo visto dall'altro lato. Ne ha parlato Luca De Filippo in quel teatro San Ferdinando che fu la sua casa e che è luogo di identità e di storia per Napoli. L'incontro, sviluppato alla presenza di studiosi ed addetti ai lavori, rientrava nel progetto La Grande Magia per gli atelier teatrali territoriali promossi dall'assessorato alla cultura del Comune di Napoli. 120 persone che lo frequentano, mamme, bambini, ragazzi, per vivere e fare in modo che il teatro abbracci sempre più il quartiere della città. Il progetto comprende formazione, laboratorio e spettacolo ed è aperto a gruppi di cittadini del quartiere San Lorenzo con l'adesione della Fondazione Edoardo De Filippo. Sono state proprio le donne del quartiere che hanno partecipato al laboratorio teatrale ad aprire con la loro presenza l'incontro. Sulla particolarità di questa adesione di un teatro con il territorio in cui è inserito si è incentrata molta parte del dibattito, coniugando questo aspetto con la specificità dell'essere protagonista del mondo femminile. Figure centrali della famiglia. Figure centrali della famiglia che Edoardo prende sempre ad esempio per raccontare la società. L'iniziativa che adesso viene fatta qui all'interno del Teatro San Ferdinando con voi, e spero che poi proseguirà nel tempo in altro modo, con altre persone, è molto importante, perché è esattamente quello che un teatro stabile dovrebbe fare, in poche parole. Perché fare teatro non è solamente mettere in scena uno spettacolo, è divulgare, cioè è far conoscere e dare le armi alle persone per poter poi parlare con gli altri, per potersi confrontare all'interno della società per cercare di migliorarla. E non c'è un mezzo migliore per poter parlare di una sala teatrale. Difendiamo questo patrimonio, difendiamo anche l'orgoglio di aver avuto un uomo come quello.